Signor Sindaco, un risultato importante per Imperia, per garantire soccorso, ma per guardare anche a questa superficie, anche da un punto di vista turistico, si spera. E beh, questa è di superficie ormai data di 20 anni, è stata una cosa importantissima per la città perché è un'eri superficie sicura, agibile in qualunque condizione atmosferica, anche estrema, e con oggi, grazie all'impegno dell'ASD, dell'assessore Vassallo, della Protezione Civile, si è riusciti a farla diventare una pista che sia agibile anche di notte. È importantissimo, come ognuno capisce, che oggi si possa raggiungere gli ospedali di avanguardia per i più pericolosi interventi che possono, ahimè, succedere, partendo dall'elisoccorso e non andando con l'ambulanza, mettendoci molto molto tempo e quindi a rischio della vita. Questo è significativo. Nell'occasione abbiamo intitolato questa elisuperficie a una importante persona della nostra comunità che, facendo il proprio dovere con un Canadair spegnendo un incendio, è precipitato ed è mancato ormai tanti tanti anni fa. Claudio Garibaldi in questo modo viene a diventare il titolare di questo elisoccorso, quindi una serata importante per la prospettiva anche di farlo diventare sempre di più un eliporto e quindi che possa servire anche per trasportare i cittadini e i turisti che volessero ammirare le bellezze del nostro territorio anche con la vicinanza del porto più grande del Mediterraneo. Direttore generale, un'elisuperficie notturna, quindi in prospettiva l'elisoccorso notturno vuol dire che sta per arrivare, sta per essere realtà? Devo dire proprio di sì, questa è la prima che inauguriamo e ci tenevo a essere assolutamente presente perché ritengo che sia un valore aggiunto per questo territorio, che soprattutto per le aree interne, ma non solo per le aree interne, d'estate anche le aree litoranee, avere la possibilità di un elicottero che possa volare di notte sulle patologie tempo dipendenti da vita, e quindi è un'iniziativa assolutamente importante, quindi ringrazio sicuramente il comune di la città di Imperia, il suo sindaco che ha voluto insieme all'assessore Vassallo realizzare, diciamo, un po', se vogliamo, anche primo nella provincia. Quindi vuol dire che la convenzione con Grifo, ormai è conosciuta da tutti così, sarà presto ampliata per il soccorso notturno? Sì, credo che questo sia già realtà perché questa è la prima validazione qua da noi, ma in realtà sono già state fatte altre validazioni notturne di piazzolle nell'area genovese, nell'area savonese, quindi questa è la prima e mi auguro che si riescano a realizzare altre a breve. So che il nostro dottor Storto, che ci segue, diciamo, operativamente come rapporto con i sindaci, abbiamo il comune di Pigna, Rocchetta Nervina, Pieve di Teco e chi altri si affaccerà per mettere, devo dire, in protezione, torno a dire, per le patologie tempo dipendenti, l'infarto, gli aneurismi, gli ictus, sono patologie che più rapidamente le atterriamo su un ospedale attrezzato e qui il territorio vostro è difficile. Claudio Garibaldi, che era un mio coetaneo della stessa città e ho avuto l'onore e il piacere di condividere con la figlia Elisa, che è qua con me, e Gilberto, che purtroppo non è potuto venire, tanti anni quale responsabile del volontariato di protezione civile del Comune di Imperia. Mi spiace anche commemorare Claudio con questo tipo di intitolazione, perché è un destino crudele che ha voluto che perisse proprio mentre offriva il suo contributo, come ha sempre fatto per la comunità. Sulle alture di Savona, il 27 gennaio del 1989, sul crinale ovest della collina denominata Madonna del Monte. E Savona è importante perché ogni anno sulla collina ovest di Madonna del Monte, ogni anno commemorano
i due piloti, Claudio Garibaldi e il suo secondo, e una volta ogni 10 anni fanno arrivare un Canadair che non è più il CL215, ma sono i nuovi sistemi di Canadair che ci sono per commemorare queste due persone che si sono immolate per la comunità. Elisa Garibaldi, un momento importante per ricordare papà, per ricordare la sua impresa, anche se possiamo dire che sei una figlia d'arte, perché hai voluto seguire quelle orme prima nel volontariato di protezione civile, poi nel corpo forestale dello Stato, adesso nei carabinieri forestali. Sì, diciamo che è stato abbastanza importante il lavoro di papà nella mia vita, perché mi ha fatto conoscere intanto il volo, e io sono innamoratissima dei Canadair da sempre, e poi il dare agli altri, da qui la protezione civile, e il dare per la natura, da qui il Corpo Forestale dello Stato. È bello vedere intanto tutte le associazioni di volontariato qua stasera, e è bellissimo vedere tutto l'eliporto illuminato, e fa molto molto piacere, avrebbe fatto anche molto 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 piacere a papà l'intitolazione dell'eliporto di Imperia, soprattutto per l'elisoccorso in notturna, perché ce ne voleva, c'era bisogno. E diciamo che è una figlia d'arte, come il papà amava in maniera enorme il volo. Lui già nei suoi periodi di liceo scientifico con i suoi compagni parlava esclusivamente del volo, che è stato poi la sua vita e il suo sogno, che purtroppo per quello che è accaduto non è riuscito a portare avanti nella vita quell'età che tutti aspiravamo.